c'è un po' di tosse. Sì, Ma sicuramente la partita si poteva aprire in qualsiasi momento, soprattutto sull'episodio del calcio di rigore. Io non lo so come gli è venuto in mente a quella a farlo cucchiare, però io gli ho detto: guarda, fa una cosa semplice, basta che tiri forte a destra o a sinistra, quello lo portiere in acchiappe, no? ma questo mister il giovane è andato solo mai. Infatti è andato solo mai. Fatto sta che mo gliela so fatta la gnurri e mo se lo vuoi capire capisce, se no bisogna prendere provvedimenti, che ne lo sta. Posso fare una domanda io? Ma buono, scusa. Ma io al cucchiaio ci sono abituato perché quello è il presidente Rastelli e ci fa mangiare lo Broden e lo Cardone a noi e a tutti i calciatori, quindi noi il cucchiaio l'adoperiamo spesso, allora ci ero abituato e lo so chiappato. Ma sinceramente a me non è che mi piace tanto, però quello è il presidente si offende se non lo mangiamo, quindi ci sta o lo Broden e lo Cardone o le fuoi strascinite. Ma Rastelli può dirci quello che gli pare, eh? Noi sta partita la vamo a vendere, In che sicuramente. senso, presidente? Beh, va bene, Rastelli che si pensa che ve lo rete in quello furgone della porcate. Ma scusa, noi siamo fatti un terzo tempo, amico mio. A parte la porcate, ci stava il roste, ci stava la bruschetta e la salsiccia di fegato, insomma, capite? Ci stava le sanguinacce, la frittata che gli spirne, le maccarone alla marinara. Ma amico mio, ma è che stia alla rete, mica stia a terra. Perciò sta botte, la partita la siamo vende noi. Oh, mister, quando Beh, arrabbiate mangiate? scusa. Te ne aveva fame, non ci lasciate niente, Me ci stava lo boh. la roba che fin della migna, Pure eh? stesse, ti ha rimasto un pezzo di crosta qua sullo muso, mo te lo volete. Mister, ammasso sul re, se non è che mi convince, eh? Mi sa che siete messi a bicchiere, se mi avessi il presidente che cacciava le fuste della birra davanti alla macchina. Che successe poi al terzo tempo? Vi siete imbriachiti? Sì, è stato molto difficoltoso alla fine il terzo tempo perché la roba ci stava, la roba da bava ci stava pure. È stata dura, eh? Ci hanno messo in difficoltà perché questa è la categoria loro, la sa fa. Insomma, vi siete fitti 10. Diciamo che da questo punto di vista loro sono nettamente più forti. Tu guarda Nikita che quello è già lo secondo bicchiere se avete le cocce. Da poco a fa sorri, sorri, ma che te sorri, Nikita, vatti a dormire, Baby, numero 65, arrosticini e sanguinaccio. 65, chi è 65? Passando in 66, che qua 65 non vuoi, dai. Che ci sta da po'? 66, maccarona alla marinara e pizza cola. 66. Che numeri ti tu? 57. Ma ancora andata chiamata a te? Ma no, mo sta a fa 60. Beh allora ti passate, vai là a 10, no? Mo sti a fa la fele e claspena 13, che faccio una mondo una pallienza, capete? Scusa, è uscito lo 36 per la cinquina? Eccola qua Sambri, che non andrà vodde. Sì che fa, Lugatec, in un momento mo ti faccio arportare. Ma lo 36 nasce! Su un goccio mo te le tengo lo 36, allogate. Ma comunque sto spezzate nelle castrate è buono, Ma perché le tagliatelle in quello sugo di ciammare che ne provate? Gianga, vieni qua che se te la cagna lo foste, dai, eh! Com'è se la cagniamo? Se molla siamo cagnita! Ma se questa sta a vendere le disgraziate, dai, muovete, che ne sa ci fa! Beh, a pace di che se si è regolata se te ramano, però, eh! 67, bruschetta alla salsiccia di fegato. Com'è 67? Signori, ma 56 ascete? Forse abbiamo sbagliato, che tenete tu? Lo spezzatino di castrate! Ecco, mo esce, 2 minuti.